con l'assessore in forma. Oggi parliamo di mobilità, quindi essendo io la titolare della città in movimento, e come di consueto vi leggerò alcune domande che sono arrivate appunto sulla mia pagina Facebook, sotto il post in cui annunciava questo incontro, e vi darò alcuni dettagli, alcune informazioni. E successivamente poi vi risponderò anche rispetto a domande che farete in diretta. Iniziamo quindi con una serie di domande che ho scaricato rispetto a ieri. Iniziamo con Valentina Mazzei. Valentina mi scrive: buonasera Linda, complimenti per il lavoro che state portando avanti sulla mobilità e in particolare quella elettrica con il noleggio degli scooter. E poi mi chiede: visto che Roma ha molti importanti problemi in termini di inquinamento, quindi di gas serra, mi dice che cosa c'è previsto per il futuro, quindi se ho in mente di introdurre una soluzione tipo una congestion charge. Allora, guardate, sul tema della mobilità sostenibile, ne ho parlato più volte di questo. Io penso che tutte le attività di sharing siano delle attività molto importanti per questa amministrazione. Un po' perché credo che poi anche nei giovani sia superato il concetto di proprietà con quello di sharing, quindi di condivisione. E qui, anche grazie a una delibera che abbiamo votato a settembre scorso in giunta, abbiamo facilitato l'accesso degli operatori di car sharing e di scooter sharing a Roma. E in effetti, a valle di questa delibera, abbiamo ricevuto tanti contatti da molte imprese che si occupano di sharing, tra cui appunto Icoltra, che si occupa appunto di scooter sharing totalmente elettrico. Bene, io credo che questa sia un'iniziativa molto importante per rendere Roma una città sempre più verde, sempre più sostenibile e dare anche delle alternative di trasporto che siano comode e che siano comunque perfettamente integrate rispetto alle altre modalità di spostamento che i romani hanno. Quindi questo servizio è un servizio veramente nuovo, ho già avuto dei riscontri positivi rispetto ai cittadini che l'hanno utilizzato ed è completamente sostenibile. Considerate che questi scooter funzionano con batterie elettriche e che queste batterie vengono sostituite da dei furgoncini e che anch'essi sono alimentati con carica elettrica prodotta da energie rinnovabili, quindi diciamo un qualcosa di completamente sostenibile. Quindi ci auspichiamo anche che per il futuro ulteriori operatori di sharing completamente green e sostenibile possano arrivare qui in città. In tema poi di congestion charge, questo l'ho già annunciato qualche giorno fa, una settimana fa circa. L'idea che ha questa amministrazione è di rendere la città sempre più sostenibile. In che modo? Vogliamo far viaggiare su due assi paralleli sia il potenziamento del trasporto pubblico locale, quindi parliamo sia di bus in superficie ma anche di servizi alternativi su ferro, parliamo in particolar modo di tram ma anche di potenziamento della metropolitana e sicuramente diciamo, l'apertura della metro C della stazione San Giovanni sarà un evento molto importante che prevediamo di avere entro l'anno. E poi, una volta potenziato questo trasporto pubblico locale, in parallelo stiamo introducendo, abbiamo quindi allo studio diverse politiche per la mobilità sostenibile, quindi per rendere la città più vivibile sotto il profilo dell'aria. E quindi la congestion charge sicuramente è nei nostri piani. Come sarà articolata? Sarà, diciamo, costruiremo una sorta di area al pari, diciamo, più o meno simile a quella che abbiamo a Milano con l'area C, un'area in cui la parte più centrale, diciamo, avrà degli accessi limitatissimi, e mentre invece una parte intermedia, prevalentemente quella che va dall'attuale ZTL centro storico all'anello ferroviario, sarà diciamo, accessibile attraverso dei ticket. Insomma, questa è l'idea di massima. Quindi in sostanza privilegiamo un po' il principio europeo della sostenibilità che ci dice chi inquina paga, per dirla in breve. Quindi tutti gli introiti che avremo da questa congestion charge saranno riversati sulla città, evidentemente con investimenti di mobilità sostenibile che possono andare dal potenziamento del trasporto pubblico o anche diciamo, al potenziamento del car sharing comunale. Insomma, tutte le attività, alla realizzazione anche di infrastrutture di piste ciclabili, tanto di corsie, anzi ciclabili, tanto per citarvi alcuni elementi. Quindi sono sicura che questo sarà un primo passo per poter diciamo, andare avanti e creare una Roma che è veramente verde. Cioè, l'obiettivo quindi da qui a 5 anni è di avviare un percorso, che sarà sicuramente un percorso diciamo, lungo, che avrà durata anche di molti anni, e che però prevedrà assolutamente diciamo, una nuova figura, una nuova veste a Roma. Allora, passiamo poi a un'altra domanda. Danilo della Canfora mi chiede: mi raccomando, le bike lanes e il bike sharing. Anche su questo siamo veramente molto concentrati su questi temi e pensiamo che diciamo,
diciamo, rispetto al discorso bike sharing, che lo sharing sia un qualcosa, come ho detto poco fa, da promuovere. Al momento abbiamo una serie di contatti con aziende a livello europeo che si occupano di bike sharing a flusso libero, quindi diciamo è un po' la concezione che abbiamo del car sharing che avete adesso con, non so, con Car2Go, con Joy, ma lo stesso modello lo dovrebbe essere applicato anche alle biciclette. Quindi stiamo cercando di trovare diciamo una figura, un accordo con queste imprese, perché sapete che questo, che anche il bike sharing comunque ricade in quella delibera di settembre di cui vi ho detto prima, che ha facilitato, diciamo, l'interlocuzione con la città rispetto agli operatori di bike sharing. Quindi io credo che di qui a poco avrete delle novità importanti anche in questo senso. Inizieremo con delle sperimentazioni per poi vedere come estendere questo tipo di servizio. In quanto alle bike lanes, diciamo che abbiamo fatto in questi mesi un'attività molto molto intensa di progettazione, e sono pronti tutta una serie di progetti che saranno realizzati di qui a stretto giro. Il primo è il famoso sottopasso di Santa Bibiana. Io credo al massimo entro giugno dovremmo avere l'apertura di questo cantiere piccolo. Insomma, questo si tratta più di una, come dire, di un tratto simbolico per i ciclisti, che però darà un segnale di quello che l'amministrazione intende fare. Ci sono state, diciamo, dei prolungamenti burocratici su come disegnare al meglio in tutta sicurezza questo sottopasso, però insomma ormai il progetto è chiuso e siamo in fase di avvio dei lavori. Altri importanti progetti sulla ciclabilità riguardano quella di Via Nomentana. Questo è un progetto molto importante, la bike lane di Via Nomentana, perché è un progetto diciamo che tende a unire una parte un quadrante importante, quello est della città, con il centro di fatto. E questo progetto è già chiuso, sono state chiuse tutte le conferenze dei servizi, per cui diciamo siamo semplicemente in attesa della realizzazione dell'avviso di gara, e quindi insomma entro l'estate partiranno i lavori. Questa è un'altra ottima notizia per i ciclisti. Insomma, io passo spesso su Via Nomentana e devo dire che nel corso degli ultimi anni il numero dei ciclisti che passa su questa direttrice è aumentato sensibilmente, quindi sono sicura che questo avrà un effetto molto importante sulla città. Abbiamo anche un progetto praticamente chiuso o quasi chiuso della ciclabile di Via Prenestina, anche questo molto importante, finanziato con delle risorse stanziate dal nostro bilancio approvato a gennaio, quindi questa è un'altra importante novità. Ma abbiamo anche un'altra ciclabile molto molto importante, su cui anche abbiamo un progetto che è quasi in chiusura, che è quello di Via Tuscolana. Quella sarà anche l'occasione per riqualificare quella zona e per dare, diciamo, una nuova veste a una via che, come sapete, è molto, molto densamente percorsa e molto densamente popolata. E senza considerare che abbiamo messo a punto anche, diciamo, una maglia di più piccoli percorsi ciclabili che andranno a formare su Roma una sorta di ragnatela. E direi che anche in questo senso abbiamo avuto un contributo importante anche da alcune associazioni di ciclisti, anche da Salva Ciclisti, quindi siamo contenti di aver operato questa attività di collaborazione. Quindi sarà anche nostro compito, a partire da questa ragnatela che dovrà unire delle ciclabili esistenti, e si andrà anche a riversare su quelle che abbiamo in corso di realizzazione. Quello che vogliamo è che la bicicletta diventi veramente un'alternativa di spostamento per la città, quindi non soltanto un mezzo da utilizzare la domenica o durante i giorni di festa. E siamo sicuri che questa integrazione modale di fatto con la bicicletta rispetto ad altre modalità di spostamento sia fondamentale per avere un'idea di città che sia veramente sostenibile in termini di spostamenti. Senza considerare che abbiamo anche il progetto del Grab in corso. Al momento siamo ancora in attesa di un riscontro da parte del Ministero dei Trasporti su diciamo, questo anticipo di risorse che devono arrivare per la predisposizione del progetto definitivo, che, ripeto, al momento non esiste un progetto definitivo, ma uno studio di fattibilità che è stato consegnato a dicembre al Ministero. Quindi appena queste risorse arriveranno metteremo in campo tutte le attività necessarie per la progettazione definitiva, e quindi avremo anche tutti quei colloqui, quei colloqui che con le associazioni dei ciclisti necessari, quindi ad avere un progetto quanto più condiviso possibile. Quindi questo per quanto riguarda le bike lanes. Passiamo a un'altra domanda. Leggo qui che Sergio Casella mi dice: Assessore, le macchine in doppia fila, parcheggiate sui marciapiedi a ridosso dei semafori, sono un enorme problema per il traffico di Roma. Cosa state mettendo in atto per risolvere questo problema? Allora, sappiamo che questo è un problema molto molto annoso per una città come Roma. Considerate che abbiamo problemi importanti, e sapete che Roma è una delle città in cui l'uso dell'auto privata è quello che è più prediletto da parte della popolazione, e questo insomma
La nostra amministrazione vuole cercare anche di cambiare, come dicevo prima, anche questo tipo di abitudini dei romani. Quello che stiamo facendo è intensificare i controlli, diciamo, ci sono state delle indicazioni molto precise e puntuali sia alla polizia locale, quindi anche al gruppo di intervento traffico, ma anche al comandante della polizia locale. E i controlli sono aumentati anche grazie allo strumento dello street control, sapete tutti che è uno strumento, una sorta di tablet con cui la polizia locale va per le vie più problematiche e diciamo, rileva automaticamente le macchine in doppia fila e fa dunque delle multe. Quello che vorrei dire ai cittadini è che con questo strumento non troverete necessariamente diciamo, il tagliandino della multa sulla macchina, però ricordate che poi avrete eventualmente la multa a casa, quindi diciamo, quello che invito a fare è avere molta accortezza perché questo strumento, anche qua, se non è perfettamente visibile, comunque produce i suoi effetti in termini di multe. Ho avuto dei dati al proposito dello street control da parte del comandante di maggio e ho visto insomma, che i controlli sono stati intensificati e devo dire che l'attività del GIT sta anche avendo degli effetti positivi anche sulla vita notturna. Sono stati molti diciamo, i sopralluoghi che la polizia locale ha fatto nei luoghi della movida dove appunto le infrazioni sono più frequenti e anche attività importanti sono state fatte rispetto alle aree pedonali. Ricordo diciamo, l'attività che è stata di controllo fatta a Largo Fontanella Borghese qualche giorno fa. E sappiamo infatti che molte aree pedonali a volte sono invase dalle auto private perché non ci sono dei meccanismi di controllo o comunque di perimetrazione di queste aree. Bene, io credo che questi controlli possano essere uno strumento efficace, però lancio anche un invito a tutti i romani, cioè di cercare di rispettare gli spazi comuni e soprattutto di dare dei segnali positivi in questo senso. Crediamo che anche una città che sia sostenibile passi anche attraverso dei cambiamenti da parte delle abitudini di tutti noi. Passiamo poi a un'altra domanda. Abbiamo Barbara Sansone che mi chiede, avete indetto gare per acquistare nuovi bus? È una domanda. E a che punto sono le preferenziali? Allora, sul discorso dei nuovi bus, ATAC si sta attivando in questo senso. Vi avevo detto già in precedenza che abbiamo 20 milioni di euro come finanziamenti regionali che serviranno all'acquisto di 60 nuovi autobus a metano, quindi più sostenibili. E abbiamo anche la predisposizione di un nuovo bando di cui l'azienda si sta occupando relativi all'acquisto di nuovi 150 bus in leasing. Quindi diciamo queste sono due novità importanti che si aggiungono a quanto già fatto e insomma speriamo che da qui anche a fine anno si potranno trovare nuove risorse per acquistarne dei nuovi. Comunque fino ad oggi, tanto per darvi un aggiornamento, da quando questa amministrazione si è insediata abbiamo messo su strada gli ormai famosi 150 bus che vedete circolare in tutte le diverse zone di Roma, dalle periferie alle zone più centrali. E poi abbiamo messo sul campo anche, utilizzando i fondi del Giubileo, l'acquisto di nuovi 15 bus. Allora, questa gara si è chiusa per questi 15 nuovi bus a febbraio, fine febbraio, inizio marzo circa. Quindi anche questi 15 nuovi bus saranno in circolazione di qui, credo al massimo un mese e mezzo. Dunque, un'altra operazione importante che è stata fatta, e qui vado anche verso una domanda successiva, è quella legata ai filobus. Diciamo che sul discorso dei filobus, mi chiede Alberto Dotti su questo tema, i filobus vanno o no? Allora, vorrei un po' spiegare l'operazione che è stata fatta rispetto a questi filobus. Questi filobus erano fermi in un deposito, ATAC, che è un deposito di Torpagnotto ormai da anni. Erano legati all'appalto della realizzazione del corridoio Laurentino, un corridoio insomma, che prevedeva la costituzione di una corsia diciamo, dedicata per il passaggio soltanto di questi filobus. Ebbene, questo appalto è aperto da circa 10 anni, quindi capirete tutti i rallentamenti, gli sprechi che hanno contraddistinto questa attività. Noi in questi mesi abbiamo voluto tagliare con il passato e cercare di chiudere processi che erano ormai, come dire, incancreniti. Quindi con questa operazione Filobus noi abbiamo avuto due effetti. Da un lato abbiamo fatto riprendere i lavori per il completamento del corridoio Laurentino, questa è una notizia molto importante, ripeto, corridoio che era praticamente in costruzione da quasi ormai 10 anni tra gare e momento realizzativo.
E poi abbiamo voluto anche eliminare questo spreco relativo ai filobus. Abbiamo detto perché dobbiamo tenerli lì al deposito, sotto il sole, sotto la pioggia, a farli rovinare e di fatto determinando uno spreco di risorse pubbliche, perché ricordatevi che quei filobus sono stati acquistati con i soldi di tutti noi. E abbiamo deciso di metterli su strada. Ci siamo riusciti. Quello che vi dico è che sicuramente i guasti sono fisiologici, ma come accade anche per tutti i bus, non soltanto per questi filobus, e a maggior ragione per dei filobus che erano stati lasciati impolverati in un deposito ATAC. La polemica che ne è seguita è stata una polemica evidentemente seria e del tutto strumentale. È evidente che per la città il vantaggio era avere su strada questi filobus, non lasciarli in un deposito. E credo proprio che l'opposizione in prima fila, PD quindi in prima fila, immagino che con la reazione che ha avuto, con le polemiche che ha alzato, faceva veramente il tifo per i guasti. Cioè, quello che dico, cosa voleva l'opposizione? Che lasciassimo questi filobus a marcire? Preferiva cioè che fossero abbandonati in un deposito? Noi questo non l'abbiamo voluto ed è proprio per questo che abbiamo fatto di tutto per metterli su strada. Anche prima sono passata su Via Nomentana, vedo che i filobus continuano a passare, il servizio è stato sempre assicurato, i guasti sono fisiologici certamente, ma il servizio è sempre stato garantito. E andando avanti, poi mi si chiedeva prima delle corsie preferenziali. Sulle corsie preferenziali, sapete che abbiamo attivato quella di via Emanuele Filiberto, al quale si è associata anche l'istituzione di una nuova linea di autobus, che è il 51 Express, che devo dire anche questo ha determinato per la città dei vantaggi molto, molto importanti. E questo l'abbiamo anche riscontrato perché la velocità commerciale, si dice in gergo tecnico, cioè quanto un bus riesce ad arrivare a destinazione, è aumentata considerevolmente per quella linea. E abbiamo anche reistituito anzi, la corsia preferenziale di Portonaccio, controllandola anche con delle telecamere. Quindi per ora insomma, la corsia di Portonaccio ha avuto dei tempi tecnici un po' più lunghi perché doveva essere collegata all'apertura di Largo Camisena, che è uno spazio che si trova antistante, diciamo, via di Portonaccio. Questo per consentire anche il deflusso delle auto. Quindi se ci sono stati dei ritardi, sono stati per il collaudo di Largo Camisena. Però insomma, ad oggi direi che abbiamo raggiunto un risultato molto importante. Quindi la reistituzione della corsia preferenziale di Portonaccio consentirà a molti autobus che vengono da zone, diciamo, densamente popolate, come può essere Casal Bertone o Tor Quignattara, e quindi riconducendoli più facilmente verso la stazione di Tiburtina e verso quindi i nodi di scambio. Quindi questa è un'azione molto molto importante. E parallelamente abbiamo avuto anche la riapertura di Largo Camesena, che consentirà, diciamo, di recuperare quella parte in cui i lavori sono durati, insomma, per molti anni. Quindi, diciamo, anche questo è un risultato estremamente positivo. Abbiamo poi anche concluso la progettazione di altre corsie preferenziali, parliamo di via Termini Diocleziano, Corso Vittorio Emanuele, via Emanuele Orlando, ma anche viale Marconi. Quindi i progetti sono pronti, adesso bisognerà fare delle gare per la realizzazione insomma, di queste corsie preferenziali. Abbiamo anche poi deciso di proteggerne molte altre. Le risorse le abbiamo stanziate in bilancio quest'anno, inizieremo quindi con la protezione di via Emanuele Filiberto, via Napoleone III e via Principe Eugenio. Quindi anche sul discorso corsie preferenziali andiamo avanti, è chiaro che anche in questo caso comunque richiede una collaborazione da parte della città. Ricordatevi che tutte le corsie preferenziali servono per i bus, servono per i taxi, per gli NCC, quindi per facilitare il trasporto pubblico locale. Quindi vi richiedo anche grande attenzione a non percorrere queste corsie con l'auto privata. E passiamo a qualche altra domanda. Allora, qui leggo che Luca Melissari chiede: in merito all'accordo ATAC-Questura di Roma del mese di marzo in materia di sicurezza sui mezzi di trasporto, come si sta procedendo in termini operativi a riguardo? I controllori purtroppo non possono garantire la sicurezza che potrebbero garantire in molte situazioni invece la forza di polizia. Allora, questo accordo direi che è un accordo molto importante anche alla luce, diciamo, degli eventi che si sono verificati in questi mesi e che hanno visto, insomma, episodi di violenza sia a carico degli autisti ma anche di passeggeri. Ebbene, diciamo, l'azienda ha dato informazione che sta per attivare le telecamere, quindi su ben 487 bus. Telecamere che al momento non erano utilizzate a causa, diciamo, della normativa sulla privacy in sostanza. Quindi l'azienda sta per superare questo scoglio della normativa sulla privacy e quindi di qui a breve saranno attive, ripeto,
telecamere su 487 bus. Questo garantirà più sicurezza sia ai cittadini che useranno i mezzi pubblici, sia anche agli autisti che ovviamente servono la città con il loro lavoro. Quindi sono molto contenta di questa attività. Vedo poi anche Enrico Cuozzo che mi chiede delle linee tranviarie, quindi sul programma di sviluppo del trasporto pubblico attraverso nuove linee tranviarie. Ecco, su questo è, diciamo, un punto molto importante di questa amministrazione. E diciamo che abbiamo già finalmente molti progetti praticamente chiusi in fase esecutiva e sono stati discussi anche in Commissione Mobilità circa 10 giorni fa. E in particolar modo vorremmo partire con dei tram che per noi sono molto importanti. Innanzitutto il collegamento tra Piazza Vittorio e Fori Imperiali. Crediamo che questo collegamento possa essere di grande utilità perché si deve muovere velocemente lungo quel tratto. Ma poi abbiamo anche un altro progetto praticamente definitivo per quanto riguarda il collegamento del tram da Verano, da Piazzale Verano fino alla stazione Tiburtina. Ecco, questo consentirà di alleggerire considerevolmente i flussi di passeggeri sulla metro B e consentirà quindi un collegamento veloce per chi dovesse andare, quindi ad esempio al quartiere di San Lorenzo, proseguire lungo tutta la tratta fino alle parti più centrali della città. Un altro tram importante è quello riguardante la Togliatti, quindi questo è un tram il cui progetto anche questo è pronto e darà un collegamento tra la stazione metro di Ponte Mammolo e praticamente via Tuscolana. Ecco, crediamo che poi questo sia diciamo un intervento molto molto importante per unire le tratte di città che al momento non sono insomma, collegate in maniera ottimale. Sia perché per arrivare alla Tuscolana alla metro B di Ponte Mammolo sarebbe necessario fare un cambio di metro, sia perché anche a volte diciamo, il bus in superficie non è sufficiente a garantire diciamo, il servizio come si dovrebbe. Quindi crediamo che una linea tranviaria sia una scelta ottimale in quel tratto e sia una scelta anche ambientalmente sostenibile. Insomma, noi su questo crediamo che il recupero della cura del ferro sia molto, molto importante per dare un nuovo volto anche in termini di sostenibilità. Vita, oltre che di servizio alla città. Allora, vorrei innanzitutto passare a guardare alcune domande che mi vengono fatte in diretta. Allora, vedo che una delle domande che ricorre spesso riguarda anche il discorso dei controlli sui bus. Quindi parliamo della lotta all'evasione. Ecco, su questo ATAC, come sapete, ha fatto un piano di interventi che è partito dallo scorso autunno, un piano quindi straordinario per la lotta all'evasione, e è proseguito con un accordo sindacale che è stato raggiunto più o meno 3 settimane fa, se non sbaglio. Questo è un accordo veramente molto molto innovativo, perché prevede che gli amministrativi di ATAC, quindi ben 1.400 amministrativi, si muovono dagli uffici verso i controlli su strada. Quindi questi amministrativi per un tot di giornate al mese dovranno recarsi su strada andando a effettuare i controlli sia sui bus in superficie sia nelle stazioni della metropolitana. Questo è veramente un accordo importante perché mentre prima il contratto di lavoro prevedeva la facoltà di queste persone di andare a effettuare questi controlli su strada, adesso vi è proprio l'obbligo. Quindi questo consentirà di aggiungere di fatto l'equivalente di 240 persone aggiuntive per quanto riguarda la task force di controllori già presente su strada che attualmente è pari a 310. Quindi di qui ai prossimi mesi avremo 310 più 240, 550 nuovi controllori che potranno quindi effettuare questa lotta all'evasione in modo serio. Su questo noi vogliamo intervenire in maniera incisiva, ce lo chiede la città ed è anche giusto che chi paga il biglietto venga poi tutelato da questa sua evidentemente scelta anche di civiltà. Passerei a vedere qualche altra domanda. Allora, vediamo un po', una scelta difficile perché poi le domande sono tanti. Vedo una domanda molto giustamente ricorrente, è quella riguardante la questione Roma TPL. Allora, su questa questione io vi dico che stiamo lavorando tantissimo, e questo da luglio, lo sapete tutti voi lavoratori di Roma TPL. La notizia che vi do è che Roma Capitale ha avviato tutte le procedure per il pagamento della liquidazione insomma, dei chilometri che Roma TPL ha percorso.
E quindi la DD di pagamento è stata predisposta, è già arrivata in tesoreria. Adesso diciamo che c'è l'attesa di quei giorni necessari per la verifica di tutta la regolarità rispetto alle posizioni dell'azienda con Equitalia. Quindi diciamo, Roma Capitale ha effettuato la determina di liquidazione. Quindi a questo punto è l'azienda che deve intervenire per il pagamento, e parlo della contingenza. È chiaro che però noi non siamo stati fermi, come vi ho detto, rispetto a questa questione Roma TPL, siamo andati avanti per verificare, anzi per organizzare e verificare le modalità del pagamento diretto da parte dell'amministrazione nei confronti dei dipendenti, tanto che abbiamo inviato già la settimana scorsa una lettera di richiesta a Roma TPL in cui chiediamo di fornirci l'elenco di tutti i lavoratori e i rispettivi IBAN e quindi dotarci poi mese per mese anche di tutte le buste paga. Ecco, al momento, ad oggi, l'azienda non ha ancora risposto, quindi insomma mi auguro che lo faccia il prima possibile, anche perché dovremmo altrimenti rinviare nuove lettere di sollecito in questo senso. Quindi vi dico che l'amministrazione si sta muovendo in questo senso, abbiamo, ripeto, richiesto all'azienda l'elenco dei dipendenti, l'elenco delle buste paga e l'elenco anche degli IBAN di ciascuno di voi lavoratori e non abbiamo ancora ricevuto risposte. Comunque, ecco, mi auguro che a stretto giro l'azienda quantomeno preveda di come dire, pagare questi stipendi arretrati, perché è inaccettabile che i lavoratori ancora oggi stiano senza gli stipendi di marzo e di aprile. E questo per quanto riguarda la contingenza. Per il futuro, vi ho detto, ci stiamo muovendo verso il pagamento diretto dei dipendenti e poi vedremo anche se percorrere altre soluzioni di cui già vi ho parlato. In occasioni precedenti. Io direi di raccogliere a questo punto anche. Ah, qui mi dice Giorgio Paoletti, ma se Roma TPL presenza tanti problemi, perché non la integriamo in ATAC? Ecco, questo è un problema abbastanza annoso perché, come sapete, insomma, ATAC in questo momento ha delle problematiche legate ai mezzi. Quindi diciamo che non ci sarebbero sufficienti mezzi in questo momento per espletare completamente il servizio anche delle linee periferiche, quindi questa è diciamo, una strada che non può essere attualmente percorsa. Allora, vediamo un po' di raccogliere qualche altra domanda. Le domande sono tante, sono state tante in questi giorni, quindi vorrei cercare di essere quanto più esaustiva possibile. Allora, mi si dice anche di vediamo un po'. Qui vedo anche che altre domande riguardano ad esempio il discorso della linea metropolitana, delle nuove linee metropolitane. Allora, su questo diciamo che una delle linee su cui noi abbiamo l'attenzione è quella del prolungamento della linea B da Rebibbia a Casal Monastero. Allora, come sapete, su questo appalto ci sono una serie di criticità che stiamo cercando comunque di risolvere. Più tardi, tra l'altro, incontrerò alcune persone del comitato Rebibbia Casal Monastero, insomma, per cercare di interloquire con loro e raccogliere anche le esigenze non soltanto rispetto al prolungamento di questa linea metro, ma anche dell'area, della zona, anche in termini di trasporto pubblico locale. Quindi, diciamo, su questa attività stiamo lavorando, anche perché è un'attività abbastanza delicata, come potrete immaginare, essendoci un appalto che presenta tutta una serie di elementi particolarmente critici, però posso rassicurarvi sul fatto che questa metro sarà sicuramente realizzata. È una tratta che noi crediamo sia molto importante per quel quadrante della città che prevede insomma, lo spostamento, che include lo spostamento di un gran numero di persone. E crediamo anche che questo prolungamento debba essere accompagnato anche dalla realizzazione di parcheggio di scambio che dunque funga veramente da spazio intermodale e che dia una possibilità di spostamento più veloce a chi abita anche nella parte più periferica, se non al di fuori del grande raccordo anulare. Insomma, sappiamo che la Tiburtina è una via molto molto trafficata al mattino, quindi una opera di questo genere per noi è fondamentale e vi do garanzia che questa amministrazione intende assolutamente realizzarla. Vediamo direi a questo punto, allora, se ci sono altre domande. Allora, vediamo un po'. Facciamo una piccola.
completamente diverse ed è difficile un po' recuperarle. E qui mi dice potenziamento dell'aroma lido con prolungamento fino a termine, mi chiede Rossella Rocchini. E certamente anche l'aroma lido rappresenta per noi un obiettivo fondamentale. E con il discorso insomma, anche della realizzazione dello Stato della Roma ci sono dei progetti in corso per questa linea, quindi diciamo, il nostro obiettivo è sicuramente potenziarla progressivamente nel tempo, iniziando chiaramente a mettere in servizio nuovi treni che possano garantire un servizio migliore a tutti i cittadini. E quindi diciamo di cercare di facilitare anche i viaggi su quella linea che sappiamo presenta un sacco di problemi per chi la usa tutti i giorni. Bene, abbiamo finito con questa nostra mezz'ora, grazie a tutti per essere stata con me e ci vediamo alla prossima. Arrivederci.